Il Lanciano deve accontentarsi del terzo pari di seguito, nonostante le occasioni da rete a favore dei frentani. Segno X, ancora una volta, gettonatissimo in casa rossonera, ma i troppi pareggi, 10 per la precisione dall'inizio del torneo, nonostante le prestazioni con il segno più e la messe di gol mancati per un soffio, iniziano a pesare. Va di lusso invece al Trapani di Boscaglia, che nonostante privo di alcuni pezzi da 90 tipo Mancosu, Junco, Feola e Scozzarella, conquista un pari ad un quarto d'ora dalla fine. D'Aversa gioca la novità Thiam in luogo di Gatto e riconferma tra i titolari Monachello. Thiam sarà determinante, mentre l'attaccante di Agrigento sarà autore di una buona prova. Il là alla contesa lo dà il Lanciano, ma il primo acuto è trapanese. Palla al centro dell'area, ma Ferrario al sesto, nel tentativo di allontanare l'insidia, la butta all'interno della propria porta. Il Lanciano inizia a carburare al 21esimo, lancio lungo per Monachello e Thiam. A concludere ci pensa la punta agrigentina di proprietà del Monaco, ma Gomi in qualche modo si salva. Al 27esimo, punizione virtussina per la testa di Vastola, ma la sfera non c'entra lo specchio della porta. Al 30esimo, occasione d'oro per il Lanciano, azione ben orchestrata sulla destra, palla per Monachello che prova a sorprendere Gomis, che prima respinge, poi sul tentativo di Thiam è provvidenziale l'intervento di un calciatore trapanese, preludio al gol, anzi ai gol che permettono al Lanciano di ribaltare lo svantaggio iniziale. Il minimo comune denominatore alle marcature è Mame Baba Thiam, prima ben servito da Monachello al 36esimo, poi imbeccato perfettamente da Mammarella da calcio d'angolo. Vediamo la prima occasione al 36esimo, il Lanciano ristabilisce le parità. Fa tutto bene Monachello, che finge di accentrarsi, palla al piede, ma offre l'assist vincente per il senegalese che dal limite dell'area supera Gomis. Lanciano a trazione anteriore, ci prova Di Cecco dai 16 metri che costringe il portiere trapanese alla deviazione in angolo. Dagli sviluppi del corner battuto da Mammarella ci pensa Thiam a superare per la seconda volta in meno di 180 secondi l'estremo difensore del Trapani e a ribaltare gli esiti della contesa. Secondo tempo. Al settimo, bene Monachello per Di Cecco, che finta la conclusione a rete dal limite, offre la palla al piccolo, ma la conclusione non sorprende la porta trapanese. All'11esimo, occasione d'oro per gli ospiti, Abate mette al centro dell'area un'ottima palla per Nadarevic, che all'atto del dunque la spara alta sulla traversa. Ancora Trapani, minuto 19, ma la conclusione siciliana non c'entra lo specchio della porta difesa da Nicolas. Al 29esimo il pareggio dei trapanesi, punizione per i siciliani, basso, calibra un ottimo pallone al centro dell'area che trova la testa di Terlizzi, non certamente marcato in modo impeccabile dalla linea difensiva frentana, e supera Nicolas. 2-2 e ancora un quarto d'ora a disposizione della Virtus Lanciano. Clamorosa è però l'occasione per Vastola di testa, che impatta il palo. Un'occasione questa d'oro per i frentani. Al 43esimo si lamenta Gatto per un atterramento in area, ma Nasca concede solo il corner. Dagli sviluppi del corner Gomis deve intervenire per smanacciare una minaccia sotto il 7. Lanciano in avanti a tutta forza, Paghera lancia una palla buona per Vastola, esce in modo scomposto Gomis al limite dell'area, frana sulla mezzala di Pompei, ma per Nasca si può continuare. Anche nei minuti di recupero il Lanciano creerà pressione, ma quello che conta è il pari, un pari di lusso per il Trapani, un pari strettissimo per i colori rossoneri.